Non so se sia cambiato qualcosina, compaiono le paleoliche, l'isolotto lì, l'iceberg dov'è, 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 dov'è? Eccolo qui. Ma si è avvicinato, ragazzi? Si è avvicinato? Mi sembra proprio di no. Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Molto breve quest'oggi perché voglio andare subitissimo in live più tardi, quindi vi mostrerò velocemente il negozio oggetti e vi dirò due cosette riguardo a quello che accadrà anche questo pomeriggio. Mi raccomando, è molto 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 importante. Prima di cominciare, un bel pollicione all'insù e sappiate che a partire dalle 19 fino alle 23 oggi avrete l'opportunità di vincere un ombrellino, ragazzi miei. Una sorta di ombrellino della vittoria in stile ranked. Soprattutto sarà proprio come l'ombrellino della vittoria reale di questa stagione, però con lo stile di rank che raggiungerete. Un qualcosa di figo da avere come ricordo nel proprio armadietto. Qui non è cambiato nulla, mi sembra. Ragazzi, io ricordo una cosetta. Tale iceberg doveva avvicinarsi proprio fin laggiù. E l'aggiornamento ci sarà esattamente questo martedì. È stato confermato, aggiornamento, nuovo update al 100%. Ma qui le cose non stanno cambiando. Abbiamo ricevuto ieri anche la newsfeed da parte di Epic nel menu principale, dove dicevano appunto che i 100 anni stanno passando e quindi sì, non sono tanto lontani dall'update in generale, quindi ci siamo. Quello andava praticamente a richiamare il pass battaglia, il mini battle pass che riceveremo per quanto riguarda la collab di Fortnite e Avatar. Sì, un mini pass battaglia riguardante proprio loro. E adesso non so se si pronunci Hang oppure Hang, ma comunque sia Hang ed Appa sono proprio all'interno di questo iceberg. Mi piace come stanno tiserando il tutto, mi piace davvero tanto. Speravo che il tutto fosse sotto forma di lore per quanto riguarda il gioco e non per una collab, perché ragazzi, io all'inizio ci ho sperato davvero tanto, ci ho sperato seriamente fino all'ultimo che quello che state vedendo in questo esatto momento fosse il punto zero. Belli miei, che cosa dire al riguardo? Lo shop dovrebbe essersi appena refreshato perché sono esattamente le 2 del mattino e vi faccio vedere che cosa hanno appena rilasciato. Magari un Kratos, magari un Kratos, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo. Vediamo. Allora, dai. Dammi la schermata dell'errore, sì, del server privato, matchmaking di qua e di là. Dai che ragazzi, qui vogliono vedere lo shop giornaliero. Mi raccomando, belli miei, codigo Martex e la tienda The Fortnite, da riaggiornare ogni 14 giorni. Le feed stanno qui. Eccolo qui, 100 anni sono quasi scaduti. Negozi oggetti, Lewis Hamilton on top, invisible. Ragazzi, sapete che nella loro serie TV si è visto un item di Fortnite, precisamente uno sniper. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Festa delle lanterne, ditemi che hanno messo qualcosina di nuovo, dai. Ragazzi, ma che state combinando? Dai, non ci posso credere. Non c'è niente. Stoicismo. Vabbè. Il PNG di Mulinello totalmente a caso qui in alto a destra. Va bene. Non ci sta niente, ragazzi. Ah, attrezzature per il festival. Nuovi mod? Ok, me gusta. Mi accontento di poco. Bello il fulmine lì. Belline. Ragazzi, il codice Martex si raggiorna qui in basso a destra sulla voce supporto un creatore. Mi raccomando, maiuscolo, minuscolo, non cambia nulla. Io adesso queste due me le vado a prendere però, non ci abbiamo nient'altro qua giù? Devo prendere l'oro. Devo assolutamente prenderle perché c'ho proprio il presentimento che scadano da un momento all'altro. Cioè, davvero carinissimo. Hanno puntato tutta l'intera immagine, tutto l'impegno ovviamente sul Mega Groot giovane qui, perché ragazzi, a mio parere la skin fatta meglio rispetto alle altre qui presenti. E lo voglio, assolutamente deve essere mio. Il piccone non ne parliamo, sto mega pugno è fantastico, non ricordo neppure lo swing. Mi piace, è tutto fatto così bene. Abbiamo pure due emote, ci sta. Il prezzo, l'unica cosa,
29 euro. E anche lo starter pack, ragazzi. Ma è scaduto lo starter pack del PlayStation Plus? Lo starter pack, vabbè, sì. Il PlayStation Plus pack, sì. Ragazzi, spero che non sia scaduto, perché quello lo devo prendere. Mi piace sti mod, equipaggiamola. Però fammela vedere un attimino, fratelli. Carissima, carinissima, brother. Andiamo anche con questo. Let's go. Mi ricorda tantissimo una emote con la chitarra del capitolo 1, sì. Belli miei, noi ci becchiamo più tardi alle 14 con lo Shorts giornaliere, soprattutto in live Vozza. Ragazzi, è stato un piacere infinito portarvi questo breve video. Purtroppo però qui lo shop non regala niente di nuovo e nient'altro. Ragazzi miei, a più tardi ed un bel... Ciao, brothers!